Ciao a tutti e bentornati sul canale del Ciclista Anonimo. Per continuare la serie sul Pro Team, giochiamo le ultime due tappe dell'Eurotour. In classifica generale siamo in testa con Matteo Trentin con 24 secondi di vantaggio su Bob Jungels, 38 su Betiol. Siamo ovviamente in testa anche alla classifica della maglia verde, dato che abbiamo vinto già due tappe. Andiamo a giocarci la quarta e la quinta tappa di questo Eurotour che dobbiamo assolutamente provare a vincere a questo punto. Allora, quarta tappa da Liegi a Trois-Pont. Tappa abbastanza mossa, ma se Trentin è in condizione potrebbe essere adatta a noi. Allora, Trentin viene dato in super condizione, quindi lo prendiamo e ci giochiamo la tappa. Soprattutto nella fase finale di corsa, nella prima parte non dovrebbe succedere un granché. Può essere che vada fuori una fuga e comunque abbiamo tutta la squadra a disposizione per controllare la fuga e tenerla lì. Dobbiamo solo stare attenti, chissà esce una fuga da troppo numerosa e prende 4-5 minuti di vantaggio, allora lì sì che sarebbero problemi. Non so se questo è il percorso della Liegi, anche se 148 km è il percorso corto. Comunque ci vediamo nelle fasi finali di questa tappa. Allora, ultimi 25 km di corsa, ne abbiamo tanto con Trentin, abbiamo tante energie. Gruppo rimasto composto da una trentina di corridori, in fuga ci sono Bowen e Maurice, ma sono lì a pochi secondi. E adesso la tappa si fa interessante perché si entra nella fase clou di questa frazione, che ricalca il percorso della Liegi Baston Liegi di quest'anno, con questi tanti strappetti duri che si ripetono più volte. Davanti adesso c'è Gianni Moscon, noi ci rialziamo un pochino, non stiamo in prima posizione. Comunque questo percorso dovrebbe essere adatto a Trentin, l'unica cosa dobbiamo cercare di staccare Van der Poel, perché in volata ci fulmina. Gli altri velocisti credo siano tutti staccati, forse è rimasto anche Sagan ancora in questo gruppo, e quindi in quel caso dovremmo staccare anche Peter Sagan. Per il resto i velocisti puri si sono già staccati, anche Van Avermaet si è staccato, quindi dobbiamo solo cercare di staccare Van der Poel, lo vedete in maglia bianca. Per il resto dovremmo essere i più veloci. C'è anche Van Aert, però Van Aert non l'avevo visto, è lì sulla destra in maglia giallo-nera della Jumbo-Visma. Boissonhagen prova a resistere, anche se abbiamo già speso i gel. Anche Hindley sta facendo una buona prova, a dire il vero. Comunque forcing adesso dei Quickstep, che stanno andando a riprendere i due fuggitivi. Noi stiamo vicini a Van der Poel, c'è anche Sagan, mi sa. E questi sono i tre uomini più veloci che dobbiamo anticipare, perché in un'eventuale volata ci fulminerebbero. Ripresa adesso Maurice, anche l'altro fuggitivo che era Patrick Bowen, che si sono ovviamente hanno dato tutto. E adesso vediamo se inizia una discesa e proviamo a recuperare un po' di energie con Asgren, credo. Sì, Asgren che lavora per Evenepoel. Evenepoel deve provare ad anticipare se vuole vincere, perché ci sono Van der Poel, c'è Van Aert, c'è Sagan, c'è anche il nostro Trentin, che sono molto veloci in caso di arrivo in volata. Gruppo composto adesso da 23 corridori, continua la selezione, proverei a fare qualcosa in questa breve discesa, così allunghiamo un pochino il gruppo stando in testa. Aspettiamo un po' queste curve e controcurve per accelerare. Buona mossa, abbiamo sfruttato un po' le curve, vediamo dietro che fanno, perché se si guardano un pochino, noi a 16 dalla fine ci avvantaggiamo. Vedete, adesso dietro devono rispondere, noi saliamo di passo regolari senza sprecare troppe energie. In questo modo mettiamo un po' in difficoltà il resto del gruppo, che dovrà accelerare per venire a chiuderci, per venire a riprenderci. Occhio che c'è un'azione di Molle, ma no, per un attimo si era creato un varco tra Molle, Maluzenko e gli altri corridori. Adesso Lutsenko davanti a lavorare per Jakob Fuglsang. Fuglsang non credo possa attendere troppo se vuol vincere la tappa. Siamo alla penultima salita, io proverei già a dare una sgasata adesso perché abbiamo tante energie con Trentin.
cerchiamo di usarle un po' tutte queste energie per provare a mettere in croce Van der Poel, Sagan e Van Aert, perché se facciamo troppo gli attendisti, poi sì che ci rimangono energie, però poi dobbiamo giocarcela in volata. Fuglsang, vediamo se ci dà una mano. Sì, accelera, quindi andiamo a ruota. Fuglsang 100%. Può essere una buona azione, perché siamo più veloci di Fuglsang, quindi andare via con lui può essere un'azione ideale per provare a vincere la tappa. Evenepoel si stacca a sorpresa. Dietro ci sono Mollema, Valverde, Kwiatkowski, Van der Poel e Lutsenko. Van der Poel sembra essere in grande forma. Proviamo a dare un cambio adesso a Fuglsang. Facciamo vedere che abbiamo buona volontà, che vogliamo collaborare con il corridore danese dell'Astana. Tratto in discesa, proviamo un pochino a recuperare energie. Diamo tutto in questa fase, vediamo se Fuglsang ci dà i cambi. Adesso c'è questa curva tecnica. Sì, Fuglsang sembra voler collaborare. Sfruttiamo la discesa per recuperare energie con Trentin. 83 all'ora, si va molto forte. Abbiamo Fuglsang a ruota. Purtroppo Van der Poel nel gruppo dietro, mentre sembra che Van Aert e Sagan siano in difficoltà. Fuglsang però così ci fulmina, ci ha dato un cambio, ma più che un cambio ci sta attaccando Jakob Fuglsang. Sì, Fuglsang sta attaccando. Fuglsang sta attaccando, noi non ne abbiamo per seguirlo, abbiamo il gel rosso che dobbiamo usare in questo momento perché Fuglsang con questa accelerazione ci ha messo un po' in croce. Dietro c'è Mollema, c'è anche Kwiatkowski che attacca, vediamo se gli andiamo dietro. Ah, amico Kwiatkowski, con Van der Poel che invece è rimasto staccato dietro. Kwiatkowski però non sembra averne così tanta. Noi proviamo a prendere un po' di gel rosso, collaboriamo con questi corridori. C'è anche Valverde, occhio che Fuglsang ha dilatato il vantaggio, incredibile. Ne ha davvero tantissimo Fuglsang. Mollema prova a tirare. Bauke Mollema. Noi stiamo sulle ruote di questi corridori. Che azione che ha fatto Fuglsang, ragazzi! Che azione che ha fatto Jakob Fuglsang. Adesso dobbiamo prendere tutto il gel blu. Proviamo a sfruttare la discesa per rientrare sul danese, anche se non è così tanto tecnica questa discesa. E andiamo a tutta a questo punto con Trentin. Dobbiamo assolutamente sfruttare la discesa adesso, però purtroppo, come vedete, non sono curve così impegnative. E qua potevamo fare molto meglio. Vediamo se ci danno un po' di cambi anche gli altri corridori. Più che un cambio, ci è partito in contropiede molle, ma purtroppo. C'è anche Jungels, c'è anche Van der Poel e qua Fuglsang ci ha messo nel sacco. Fuglsang ci ha messo nel sacco, ci ha fregato. Proviamo a stare sulle ruote di Kwiatkowski. Fuglsang ha fatto una grandissima azione, ragazzi. 3.8 al traguardo. E Van der Poel, che non so come, è rientrato magicamente. Fuglsang però è lì, lo stanno riprendendo. Con Jungels che tira, anche Jungels sta facendo una grandissima tappa. Kwiatkowski accelera adesso. Stiamo finendo le energie. Ci chiede un cambio, Kwiatkowski. Ce lo dà Wellens. Anche Wellens, grande tappa. 1.6 al traguardo. Dovrebbe partire la volata a breve con Fuglsang che può farcela. Parte la volata adesso con Kwiatkowski. Non dobbiamo partire troppo lunghi. Mamma mia, Betiol, che fucilata che ha tirato Alberto Betiol con Fuglsang che viene beffato. Noi purtroppo solo quarti. Non abbiamo fatto una grande volata. Abbiamo aspettato un po' troppo, forse. Abbiamo aspettato troppo. Questa è la volata finale, potevamo far meglio. Non abbiamo dato tutto e soprattutto ci siamo fatti sorprendere da Betiol che ha fatto una volata impressionante. Vince Betiol davanti a Van der Poel, noi quarti con Trentin. Allora, vince Betiol, vediamo come si evolve la classifica generale. Siamo in testa con 24 secondi di vantaggio su Jungels e 28 su Betiol. Però Jungels e Betiol sono dei cronomen, quindi dobbiamo stare attenti. Per fortuna credo che
la crono non sia particolarmente lunga ed impegnativa, quindi non dovrebbe essere così facile recuperare 24 secondi. Ci giochiamo ovviamente la crono finale e dobbiamo difenderci, anche se Trentin è supportato da una grande condizione. Abbiamo visto che anche a crono, se c'è la condizione, Utrecht la crono 13 km per passisti, quindi una crono piatta. Allora, Trentin è in super condizione, quindi alla grande. In pianura è forte, vedete, piano a 77, cronometro a solo 67, però è una crono piatta, quindi adatta alle caratteristiche di Trentin e soprattutto Trentin è in ottima condizione. Fagerhaug intanto è andato fuori tempo massimo nell'ultima tappa, non ci abbiamo nemmeno fatto caso, ma come avete capito, Fagerhaug e Rullier li usiamo solo come numero per la squadra, per partecipare alle corse. Non avevamo budget, quindi abbiamo optato per questi corridori. Allora, su questa cronometro si decide l'Eurotour. Dobbiamo stare attenti perché Jungels e Bettiol sono comunque dei cronomen. Però, comunque, Trentin è un ottimo passistone. Quindi, poi in qualche modo dire la sua in questo cronometro. Siamo partiti proprio benissimo, abbiamo avuto un po' di difficoltà a ricordarci i comandi delle prove contro il tempo, però ancora all'inizio della tappa che si decide più avanti. Proviamo a rilanciare fuori dalle curve, mettiamoci in posizione aerodinamica un tratto in pianura. Comunque ne abbiamo, quindi non penso che Jungels ci recupera 24 secondi in una crono così breve. Perché Jungels a cronometro se la cavicchia, ma non è Filippo Ganna, non è un fenomeno. Noi dobbiamo semplicemente provare a dare il meglio con Trentin. 56 all'ora e la crono dovrebbe essere adatta. Vediamo se questa curva. No, dobbiamo togliere le mani dalle protesi, rilanciamo, rimettiamoci in posizione aerodinamica. Anche qui dobbiamo in qualche modo alzarci. Comunque siamo in linea con gli obiettivi, sembrerebbe. Il miglior tempo ce l'ha Boven per questo momento, quindi andiamoci anche adesso. Anche adesso curva pericolosa. Andiamo a tutto ovviamente, da qui alla fine. La crono, ci sono queste curve, bisogna stare attenti. Siamo a 5 secondi dal miglior intertempo, non abbiamo fatto un primo intertempo stellare, a dire il vero. Però qui stiamo interpretando bene queste curve. Questa l'abbiamo interpretata un po' meno bene. E adesso penso che bisogna andare a tutto da qui alla fine. Però ogni tanto sbagliamo a togliere il tasto, a premere il tasto quadrato. Questa curva non ci è venuta male, a dire il vero. E adesso andiamo a tutto da qui alla fine. 15 e 25 era l'obiettivo prefissato, ma ne abbiamo più neanche per sprintare. 600 metri, 15,07, proviamo a sprintare. Andiamo comunque a 21, l'obiettivo era 25, 15 e 21. Abbiamo fatto un'ottima seconda parte perché nella prima parte eravamo sopra l'obiettivo prefissato, quindi ci siamo gestiti bene. Allora, vince la crono Kung. Noi ci piazziamo 47esimi a 19 secondi da Kung, però Jungels non lo vediamo nelle prime posizioni. E comunque a 19 secondi dal miglior tempo, ne avevamo 24 da Jungels. Jungels ci ha dato 12 secondi, quindi vinciamo la classifica generale dell'Eurotour, che era uno degli obiettivi prefissati a inizio stagione, perché una corsa, come avete visto dal percorso, adatta a Trentin, volevamo vincerla e così è stato. Abbiamo vinto questa corsa con Trentin e abbiamo vinto anche
la maglia verde, con gli altri corridori non abbiamo fatto niente anche perché non erano in condizione nelle altre tappe. Vediamo come si evolve la classifica Pro Cycling individuale con Trentin che prende 63 punti, ma Fuglsang resta in testa perché comunque in questa corsa ha fatto diversi piazzamenti. L'Eurotour comunque non ha dato così tanti punti, pensavamo ne desse un pochino di più, però almeno consolidiamo il terzo posto e ci teniamo a distanza l'Astana che come vedete è vicina, è a soli 42 punti. Quindi termina l'Eurotour, l'Open Tour lo giocheremo ovviamente, però forse saltiamo qualche tappa, lo giochiamo un po' più velocemente, in modo da poterci concentrare a creare la squadra per la quarta stagione. A questo punto l'obiettivo è cercare di difendere questo terzo posto che garantisce tanti, tanti, tanti milioni e soprattutto possiamo ingaggiare anche i ciclisti top, credo, se ci piazziamo nelle prime 5 squadre. Quindi termina questo video, vi saluto e ci vediamo nei prossimi. Ciao a tutti!